Ma lo so, Hermanos, mi piace il vostro rapporto. Allora, andiamo, andiamo. Siamo quasi a 5 minuti. Io non vedevo l'ora di proseguire. Guardate, guardate che fiore. Andiamo, clicchiamo. Mio padre è a posto. Mia madre è stata discretamente male in questi ultimi giorni. Devo stare a riposo per un paio di mesi. Deve stare a riposo per un paio di mesi. Ok. Comunque, davvero un grosso in bocca al lupo. Ho imparato la sigla di The Last of Us per l'occasione, è vero, Samuele è diventato espertissimo nel suonarla. Allora, avevamo parlato con Josefka e Skoll mi ha suggerito di non parlare assolutamente con la bimba, giusto? Ok, per mandare avanti comunque questa quest in un certo modo. Quindi... Perché sto tornando qui? Perché lo sto facendo? Ho sbagliato. Adesso ce ne andiamo subito alla tomba di Odion. Giusto per, visto che ci sono. Ok, German non è tornato. Ok. Qui ho preso le vesti di Gascoigne. Qui c'è un'altra parte. Mi sembra di averla esplorata, non ricordo. Comunque, del sogno. Questo ceppo sembra essere collegato all'incubo, ma non ci sono messaggeri. Per il momento. Io ricordo che qualcuno, ai tempi, quindi proprio periodi di lancio quando lo giocavo, dicevano che qui appariva German, ma io non ce l'ho mai visto in questa parte. Io sempre dentro all'edificio, sempre. Mai visto qui. Ok, te lo ricordi anche tu. Luca, è un discorso un po' complesso. Io sono abbastanza cattivo in queste cose. Cioè, è ovvio che tu potevi uscire, ma dovevi farlo sempre un po' accorto, no? Questo dico io. Allora. Poi certo, alcuni l'hanno preso in maniera, magari al lavoro, questo. Poi dai, non voglio parlare di questo, dai, altrimenti finirebbe per degenerare. Allora, tomba di Odion, andiamo là. Vediamo un po' se mi ha scritto Skoll, perché non vorrei fare la puttanata. Non parlare, per ora prosegui, perfetto, grazie. Si spawna anche fuori. Oh, ti giuro, non l'ho mai visto fuori. È incredibile. Appare dopo un po'. Se non sbaglio, devi prima uccidere la bestia. Ok. Allora, quindi oggi. Si vede in parte Cathedral World, la chiesa qui, la cattedrale. E andremo a Old Yharnam, dove William non è riuscito poi a proseguire. Cioè, quella è stata la sua tomba. La tomba di William. Invece questa è la tomba di Odin. Molto affascinante. Tra l'altro, personaggio molto importante, di cui io conosco molto poco, però. Allora, vabbè, prendo ciottolo. Sto messo malissimo di munizioni, ho poco mercurio. Questo mi disturba. Bellissimo quando si aprono questi cancelli così grandi. Siamo in un cimitero, qui è pieno di bare. Guardate come sono state sigillate queste bare. Ne vedremo altre, non così però, queste sono lussuose, queste sono per gente ricca di Yharnam, secondo me. Ne vedremo altre di legno, non però legate con queste catene. Ma con dei lacci, cioè con delle corde. Lo vedremo.
Ho una mia teoria in merito. Poi per molti di voi saranno banalità. Sicuramente. Oh. Quanto amo questi silenzi dove non c'è musica, soltanto il suono del fuoco, della torcia. Il ragno di Birgenwert cela ogni genere di rituale ed allontana da noi i nostri perduti signori. Un vero peccato. A pensarci, la testa mi trema in modo incontrollabile. Ok, il ragno di Birgenwert, quindi un nuovo posto. Cela ogni genere di rituali. I nostri perduti signori. Beh, questo è stato scritto da un uomo della chiesa, o comunque da uno studioso. Qui c'è questa libreria. Verrà approfondito più avanti. Attrezzo dell'officina per gemme del sangue. Eccolo. Un attrezzo dell'officina fuori posto proveniente dal sogno del cacciatore. Il cacciatore che lo recupera può utilizzarlo per rinforzare le armi con le gemme del sangue, ottenendo in cambio varie proprietà, come se il sangue donasse loro vita. Ok, già. Ciao Zariken, buonasera. Wolfren, buonasera, Lord Maku, ciao. Cathedral Ward, ci siamo. Guardate che essere qua, eh. Quando ero qui con William mi avete proprio fatto. Avete proprio richiesto tantissimo che io rompessi tutto quanto in questa stanza per vedere questo. Ossa, osso umane. Allora, parliamo subito con quest'essere deforme. Devi essere una cacciatrice. Scusa, l'incenso deve aver celato il tuo odore. Bene, bene. Aspettavo qualcuno della tua stirpe. A causa della caccia, tutti stanno chiusi in casa. Aspettando che finisca. Come è sempre stato, sai? Si è sempre conclusa. Ma non finirà bene, non stavolta. Anche alcuni di quelli che si nascondono stanno cambiando. Le urla delle donne, l'odore pesante del sangue, il ringhio delle belve, sono tutte cose troppo comuni ora. Yharnam è finita, credimi. Però, se trovi qualcuno che è ancora in sé, parlagli di questa cappella di Odon. Qui saranno al sicuro. L'incenso tiene lontane le belve. Diffondi la voce. Digli di venire qui. E se non ti dispiace. So che non dovrei chiedertelo, ma se durante la caccia incontri qualcuno, parlagli di questa cappella di Odon. Se è qualcuno a cui vale la pena dirlo. Spero davvero che sia così. So che non dovrei, se durante la caccia, se è qualcuno a cui. Le prime volte mi metteva un po' i brividi. Cioè, non sapevo se fidarmi. Tra l'altro, non sapevo neanche cosa stesse dicendo.
puoi portarlo qui. Non sapevo di questa meccanica. Noi possiamo davvero dire alle persone di spostarsi in questo luogo perché è sicuro, perché è pieno di incenso. E grazie ad esso le belve non osano entrarci. Ecco, ad esempio, noi abbiamo parlato con la vecchia, vi ricordate? Conosci un luogo sicuro? Io ho risposto no, perché non lo conoscevo effettivamente, ma ora c'è questo. Potrei tornare indietro, lo farò magari più avanti, non adesso. Scriveva semplicemente così. Allora, ci sono tre aree, possiamo dire. Quella di fronte a noi, questa a destra che è chiusa, e questa a sinistra. Noi andremo di qua, oggi. Ci staremo per, credo, spero, due live. E non di più, me lo auguro. Per il giro che ho in mente, perlomeno. Ecco, diciamo che questa è l'ultima area che ricordo molto bene, perché l'abbiamo fatto con William. Dopodiché incomincerà a arrivare il bello. Guardate questi qua, eh. Questi sono davvero facili da perriare, una cosa incredibile. Mi piacciono un sacco, però, cioè, non sono nulla di che come avversari. Però, cioè, all'inizio se ti colpiscono fanno un dolore clamoroso. Comunque, ancora un altro cimitero. Guardate, c'è, cioè, guardate dove l'hanno piazzato questo cimitero. Era anche dietro dove c'era la tomba di Odin. Questa qui sotto è un'altra piccola cappella dove vengono raffigurati i santi. Yharnam è piena di chiese. Chiesa della cura, no? Ah, sì. Come dimenticare questa cosa? Allora, vi ho salutato tutti. Chi è entrato, chi è arrivato. Comunque, benvenuti e benvenute a tutte. Che cosa? Mi avete scritto qualcosa? Vai da Josefka, un'altra volta? Ok, non avevo letto, non è che non ci voglio andare, semplicemente non avevo letto il messaggio. Ero presissimo. Vado da Josefka, va bene. Allora, faccio così. Cioè, Josefka quindi si è sbloccato qualcosa entrando semplicemente a Cathedral World, altrimenti non si spiega. Ci sono stato prima. Cioè, hai mai giocato qualcosa di Fumito Ueda? Shadow of the Colossus. E basta. Non ho mai giocato Ico, non ho mai giocato The Last Guardian. Ho sempre desiderato recuperarli, ma poi non l'ho mai fatto. Mai. Mi piacerebbe. Allora, vediamo. Oh, beh, salve. Splendido. Ho un piccolo favore da chiederti. Presto andrai a caccia, immagino. Allora, se troverai dei superstiti, di loro di cercare la clinica di Josefka. Per il giuramento di Ippocrate, se sono ancora umani, mi prenderò cura di loro. Forse riuscirò anche a curarli. Questa malattia, queste belve, non vanno temute. Questa volta la notte è lunga. Sono intrappolata qui, ma voglio aiutare in qualche modo. Arriverò a ricompensarti per la tua collaborazione. Allora? Bene, vai dunque. Vado da Josef... dalla bambina, ok. Scolla.
Se trovi qualcuno ancora in forma umana, mandalo subito alla clinica di Josefka. Puoi dirgli che non vi è luogo più sicuro. Per favore, fallo per me. Cioè, noi la stiamo mandando proprio, secondo me, nella parte più oscura e terrificante, perlomeno per il momento, di Yharnam. Proprio la bambina, un essere innocente. Se trovi qualcuno, per favore. Va bene, ci sto. Dopotutto non conosco affatto questa cosa. Cioè, giusto, tu mi stai dicendo di mandare la bambina qua. Allora. E chissà quando riuscirò poi a capire cosa davvero. Non vedo l'ora di conoscere i risvolti. Non vedo l'ora. Questa, tipo, questo cancello ci portava da lei. Io non ricordo più niente. 0000. Comunque, facciamo così, robe rapide. Sì, passiamo di qua. Forse potevo passare dal lato sinistro. Adesso mi seguiranno in 7 miliardi. Però dai, il cacciatore è rapido, su. In questo caso la cacciatrice. Non ti stancare. Non ti stancare, corri, corri, corri. Semina tutti. Semina tutti. Ok. Ci siamo. C'era lo shortcut hold. Vabbè. Sono cose che... mi sfuggono a me. Però ci siamo, dai, ho fatto velocemente. Ciao, signora cacciatrice. Non hai ancora trovato mia madre. Quindi adesso io devo fare non consegnare. Giusto, perché quando l'ho consegnata poi questa... niente, piangeva sempre. Digli di no, esatto. Perfetto. Oh, certo. Posso aspettare. Ma... c'è forse qualcosa che posso fare? Forse mamma e papà sono bloccati là fuori, aspettando che io arrivi ad aiutarli. Tu cosa ne dici, signora cacciatrice? Oddio, però, poverina. Mi stai dicendo di fare questo, spregevole Joker? Me lo stai dicendo? Me lo sta dicendo. Addirittura anche la cappella di... cioè, nega informazioni. Ci sono tante cose. Mi sa, ha diverse diramazioni questa storia, giusto? Diverse. La mia, semplicemente, ricordo, la sentivo solo piangere. Sì, mandala dalla best girl. Vai da Josefka. Sì, va bene. Grazie, signora cacciatrice. Ti voglio bene quasi quanto al papà, alla mamma e al nonno. Al nonno? Grazie, signora cacciatrice. Ti no! Voglio bene quanto al papà. Al cavoli! Al nonno. Con nonno forse fa riferimento al vecchio cacciatore, a Henrik? Poi lei lo chiama magari nonno perché è una presenza fissa. Ma è un vecchio cacciatore. È anziano anche, credo, no? Giusto? No, sarebbe bellissimo. Ditemi che ho interpretato bene. È perché non conosco altri personaggi attinenti a Gascoigne, o non ci sono mai arrivato io. Che ne so. Allora, vabbè. Vabbè. Detto questo, una cosa aveva scritto una volta, scorsa live, un ragazzo che adesso non vedo, Log, come si chiamava, che in quella casa, questa qui sotto... Aspetta, fatemi provare. Forse ci sarà una morte devastante. Ok, dai, è andata bene. Praticamente in questa casa... cioè, questa è l'unica casa con un fiocco... ah, sì, il fiocco! Cosa può mai significare? Questa non si fidava di noi. Miserabile straniera. Pensi di convincermi ad aprire questa porta? Per il cielo, quale abisso di depravazione.
Ok. Giusto, è unico? Mi sembra di averlo letto nella chat. Potrebbe anche essere, effettivamente. Eric è il principale sospettato. Grande! Grande! Log, sì, Log T1 se non sbaglio. Bravo, bravo Spuffy, bravissimo. Che nella scorsa live era... alla grande. Che si è iscritto nella scorsa live. Io non me ne sono reso conto. Non me ne sono reso conto. Vedete che mi perdo. Sì, ma potrei fare anche il giro sotto. Fatemi capire, posso aver sbloccato qualcos'altro? No, no, torniamo a Cathedral World, dai. Ok, facciamo così. Sì. Sì. Voglio fare questo. Abbiamo parlato di Eric. Facciamo un po' questa cosa qua. Però non credo di aver sbloccato già quel cacciatore lì. Anzi, no. Non facciamolo. Perché devo parlare prima? Questa cosa me la ricordo. Con la cacciatrice. Fuori da Cathedral World. Io adesso volevo andare nella tomba di Odin. Perché lì appare Eric. Però ricordo che esisteva un dialogo con la cacciatrice Aileen. Cacciatrice Corvo. Fuori da Cathedral World. Che ci menzionava di quel cacciatore. Ecco, queste cose che ricordo vorrei ripeterle, insomma. Tramonto. Quindi magari non si è ancora sbloccata quella parte, sia chiaro. Quindi tu sono fantastici. Ah, la vecchia. Santo cielo, la vecchia di Cristo. Vabbè, è andata, ragazzi. Lo faremo un'altra volta. Adesso non voglio tornare indietro. Tanto mi ricordo che la vecchia la portavo qua, anche più avanti, dai. Non è un problema, non credo che lo sia, perlomeno. Spero. Bah, la vecchia è una stronza. Ricordo che ci rispondeva un po' così. Era presuntuosa, arrogante. Aveva paura, semplicemente, no? Però non ricordo altre cose attinenti a lei. Degli altri personaggi anche. Zero, 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 zero. Perfetto, ora, a sto punto, prima di andare a sinistra, qua. No. Ancora quel momento non si è sbloccato. Perfetto, dai. Proseguiamo. Qui, in questo punto, apparirà la cacciatrice corvo. Con vai nell'angolo intendevi quello, no? Giusto? Allora. Riammazziamo questo. Poi voglio farvi notare una cosa. Cioè, è incredibile. Proiettili di mercurio. Allora. Qui abbiamo preso quegli abiti, no? Guardate che effetto che fa. Trovo che sia piuttosto simile, no? Ah, mi sono fatto prendere, vabbè, non fa niente. Così lo vedete. Follia! Grazie Phaser, benvenuto. Lili col cilindro. Adesso infatti vediamo quei vestiti là, quelle vesti. Allora. Ecco. Con il mio primo cacciatore, primo e unico possiamo dire cacciatore, mia prima e unica run, indossai proprio il cilindro. Era un fighettino, un nobiluomo,
con tanto di bastone. Cappello indossato dai cacciatori più formali, vedete. Alcuni cacciatori pongono una grande enfasi sulla forma, come si nota dall'uso del bastone filettato. Era perfetto, era. Quindi con Sabaku, il personaggio che voi definite Sabaku anche, quello più vecchio, ecco, andava in giro in questo modo. Per loro forma, bellezza e giustizia sono l'essenza dell'umanità e rappresentano ciò che consente ai cacciatori di non tramutarsi in altro. Questo, no? Non è dotato del piccolo mantello che elimina il sangue. Praticamente è uguale a questo, ma gli manca il mantello. Ah, non cambia nulla, la descrizione è praticamente la stessa. Sì. La descrizione è la medesima. Ah, non le sta male in realtà il cilindro, eh. Però l'ho portato per così tanto tempo. Non vorrei ripetermi. No, le sta bene, le sta bene. No, no. Si cambia, si cambia. Ora c'è Old Yharnam, in teoria, che lo stai dicendo. Sì, sì, infatti là andavo. Adesso ho letto il messaggio tuo su Telegram, Joker. oddio, perché non mi leggi? Ma non leggevo nessuno in quel momento lì, ero preso dal... semplicemente dal gioco. E capiterà spesso, ragazzi, perdonatemi. Capiterà tantissime volte. Questa chiesa, eccola qua, la si vedeva già da Cathedral World. Ovviamente, in riferimento a quello che è appena successo prima, che siamo stati afferrati. Adesso è troppo presto per parlarne. Guardate quante chiese. Ma facciamo una cosa. Ok. Proprio te volevo. Sono davvero innocenti questi qua. Ok. No, tranquillo Luca, tranquillo. Lo facciamo dopo. Non devo per forza seguire comunque un iter. Adesso me la sento di andare di qua. Lo so, il binocolo, il monocolo piace anche a me, piace molto anche a me, cioè è fatto da cani, eh. Davvero zoom, semplicemente lo fa male, secondo me, uno zoom piccolissimo, un 2x scarso per quanto mi riguarda. Questa è molto bella, molto molto bella. Vedete, la chiesa della cura, c'erano tante chiese, qui il popolo veniva a chiedere sangue, sangue curativo, no? La situazione è degenerata, ce l'ha detto anche quell'essere un po' deforme. E anche Gilbert menzionava sta cosa. Questa notte la caccia è diversa. Non finisce, parrebbe non finire. Oh, conoscenza del folle e questo ha abiti della chiesa. Gascogna questo scialle. In realtà, no? Però apparteneva un tempo alla chiesa, guardate. Guardate la sciarpa. Interessante, no, il fatto che avesse la conoscenza del folle.
semplicemente un volto coperto, vero questo? Sì. Questa piccola chiesetta ha un nome, non credo, vero? Non credo. Kallink, benvenuto, benvenuta. Andiamo di qua. Qua arrivano scatenati cani, me lo ricordavo. Me lo ricordavo, ma lo stesso mi ha beccato tipo 4 volte. Oh, una volta che ti prendono sono davvero rognosi, eh. Muori, maledetto. Devo arrivare al punto che... cioè, che basti una sciata per ucciderli. Perché sono davvero fastidiosi. Che botta. Devo dire che From Software e Miyazaki è proprio, sono proprio fissati con gli arcialberi, eh. Piacciono anche tanto a me, sinceramente. Ok. Non lo conosco l'abito a cui fai riferimento, purtroppo, Luca. L'abito che a me piace moltissimo qui è quello annerito. Mi piace molto il mantello. Tanto. E poi io incominciai a indossare. Vedete, abbiamo aperto quella parte lì nascosta. Ancora. Ancora. Ovviamente uomo della chiesa, ci troviamo in una cappella dopo tutto. Probabilmente questi uomini stavano qui per curare, no? Questi popolani, ma purtroppo la piaga delle belve è diventata troppo potente, devastante, non sono riuscito a controllarla. Indossavo un abito che presi, se non sbaglio, nelle catacombe. Grazie ai calici, se non ricordo male. Allora, momento importante secondo me questo, eh. Tu sei una cacciatrice di belve, vero? Lo sapevo. Anche io ho cominciato in questo modo. Ah, ti chiedo scusa, chiamami pure Alfred. Protetto di Mastro Logarius, cacciatore di vile sangue. Allora cosa mi dici? Le nostre prede possono essere diverse, ma siamo entrambi cacciatori. Perché non collaborare e discutere di ciò che abbiamo appreso? Ah, Dredge, tu facevi riferimento a queste collaborazioni, forse? Lui in inglese ha la stessa voce di Soler. Grande Log, ciao, benvenuto. Log ne sa pacchi, eh. Che tra l'altro la scorsa volta ti sei iscritto e io non me ne sono reso conto. Grazie per l'iscrizione. Boh, la chiesa fa schifo, merda. No, vabbè, io sono intenzionato a collaborare, ma per il semplice fatto perché lui ci dà informazioni e io sono interessato molto alla lore, ok? Certo, voglio far prendere a Lily un percorso, sia chiaro, però sono molto più interessato a quell'aspetto lì. E quindi si collabora. E poi lui effettivamente mi è simpatico, ma come per molti casi non conosco a fondo la storia, non ricordo. Quindi, boh, vai. Oh, oh, molto bene. Molto bene davvero. Prendi questo per celebrare il nostro incontro. Carta infuocata, certo. E prega, ovviamente, no? La caccia alle belve è una pratica sacra. Che il buon sangue ti mostri la via. È una pratica sacra. Allora, voglio parlare così col... tutta zozza. Vuole avere un modo di riguardo, di rispetto, no? Mi sono potuto togliere la maschera, ma era meglio forse mascherata.
Vabbè. Potremmo trovare parecchie cose da condividere. Forza, dimmi cosa suscita il tuo interesse. Tutta sozza, sì. Parla della Chiesa della Cura. Come sai, la Chiesa della Cura è la fonte del sangue curativo. Beh, io sono un semplice cacciatore. Non conosco molto bene i meccanismi dell'istituzione. Però ho sentito che il sacro ricettacolo del sangue curativo è venerato nella cattedrale principale. E che i consiglieri della vecchia chiesa risiedono nel livello superiore di Cathedral Ward. Okay. Se sei in cerca di sangue curativo e la chiesa è disposta ad aiutarti, ti conviene far loro visita. Bergenworth è un antico luogo di studio. E la tomba degli dei che si trova sotto Yharnam dovrebbe essere familiare a ogni cacciatore. Dovrebbe. Tempo fa, un gruppo di giovani studiosi di Bergenworth ha scoperto un sacro ricettacolo nei recessi della tomba. Questo ha portato alla fondazione della Chiesa della Cura e a tutti i riti legati al sangue curativo. Da questo punto di vista, tutto ciò che esiste di sacro a Yharnam può essere fatto risalire a Bergenworth. Oggi, però, quel luogo giace sepolto da una fitta foresta, abbandonato e in rovina. Inoltre, la Chiesa della Cura ha dichiarato che Bergenworth è un'area proibita. Non è chiaro quanti di coloro che vi hanno studiato siano ancora in vita, ma solo loro conoscono la parola chiave che consente di superarne il portale. Che figo, non vedo l'ora di andare a Bergenworth, non vedo l'ora. Madonna, quasi brividi. Addio dunque, è stato un piacere. Che il buon sangue ti mostri la via. Cioè, non vedo l'ora di approfondire tutta quella parte lì. Questi studiosi che hanno scoperto questo sacro ricettacolo nella tomba. Ah, devo far luce su tutta questa questione. Sono felice di aver collaborato con il Soler di Bloodborne. E comunque, ancora una volta, complimenti al doppiatore italiano, in realtà. Non mi ha per niente infastidito, questo l'ho trovato bravo. Non so se a voi ha fatto cagare, a me è piaciuto. Io questa voce la conosco. Ok, buona caccia, devo studiare. Ciao Carling, buon studio. For the Queen, ciao Tarma. Buonasera. Ammazza sto schifo. Voce pazzesca. Sì, anche io l'ho sentita comunque, questa voce. Chissà. Comunque. Effettivamente il monocolo servirebbe. Luca non ha tutti i torti. Completamente incappucciata. Sapete che cosa mi ricorda? Mi viene in mente Silent Hills. Non mi è arrivato il messaggio della live, Andrea. Oh, sai che stavo pensando a te in questo momento? Dicevo, sono le 7:15, ancora Andrea non è arrivato. Vabbè, avrà da fare, per carità. Allora, scendiamo sotto. Ho fatto anche comunque la story su Instagram, però tu sei al lavoro, cioè... Non puoi essere dietro a queste cose. È arrivato il momento, ragazzi, di scendere. Incomincio ad avere un po' di strizzo, un po' di paura. Per le figure di merda che potrei fare. Colossali, colossali. Gemma del sangue della tempra, perfetto. Oh, incominciano anche a sbloccarsi queste cose qua. Radiale, potenzialmente attacco fisico, più 0,7%, una schifezza. Una gemma del sangue che rinforza le armi e aggiunge varie proprietà. Le gemme del sangue sono pietre del sangue particolarmente rare che crescono nel sangue freddo. Le gemme del sangue vengono inserite nelle armi utilizzando attrezzi dell'officina, ma solo quelle del tipo adatto. Molte gemme del sangue radiali hanno effetti che vanno a influenzare gli attacchi fisici. Hanno diverse forme, queste radiali influenzano quindi gli attacchi fisici, l'arma bianca. E grazie all'attrezzo dell'officina che abbiamo preso nella cattedrale di Odeon, lì potremo finalmente potenziarci. No, erroraccio.
No, perché questi lisci? Ci è mancato poco. Frammento di pietra del sangue. Vedete? Questa parte qua è completamente abbandonata. Ah, ecco, ci siamo. Quando eravamo lì alla tomba di Odin, vi avevo fatto notare le bare. Di ferro, adesso non so di che tipo di materiale erano, però erano bellissime. Erano chiaramente fatte per gente, che ne so, per la nobiltà forse di Yharnam. Guardate invece qua, bare di legno. Invece che essere però legate con le catene, come erano quelle, qui ci sono soltanto corde. Tra l'altro queste sono piccolissime, quindi lascia pensare che siano state create per i bambini di Yharnam. E secondo me venivano legate queste bare perché la chiesa, secondo me, credeva, oppure è proprio così, che il morto potesse risvegliarsi come belva. E quindi li sigillava lì dentro. Io ho pensato a questo. Antidoto. È la prima volta che ne becchiamo uno. Piccole pastiglie medicinali che contrastano il veleno. Vengono usate per trattare il sangue cinereo. Attenzione, nuovo tipo di sangue, la misteriosa malattia che si è abbattuta tempo fa su Old Yharnam. Queste pastiglie forniscono un sollievo a breve termine. Il male del sangue cinereo è stato all'origine della diffusione della piaga delle belve. Queste sono piccole per essere bare. Io ho pensato ai bimbi. Sì, è una teoria sballata? Comunque, vedete la chiesa? Cioè, la chiesa della cura. Vabbè, sì, è normale. Pensavano loro a fare. Pensavano loro a tutto in questo, però fino a che punto si è spinta, no? Con il sangue curativo. Sangue corrotto, che possiamo anche definire. Miscela di sangue acre. La natura ha preso sopravvento di questo posto. No, non torneremo al sogno del cacciatore. Abbiamo pochi echi del sangue. Non mi sembra il caso. Voglio comprare il Kirkhammer, eh? Quindi sprecherò 3000 echi per quell'arma. Questa città è abbandonata da tempo. Qui i cacciatori non sono i benvenuti. Old Yharnam. È qui che è iniziata la piaga delle belve. Cacciatrice, non hai visto l'avviso? Torna subito sui tuoi passi. Old Yharnam, bruciata e abbandonata dall'uomo, è ora abitata solo da belve. Non sono un pericolo perché sta sopra. Torna indietro. O la cacciatrice dovrà affrontare la caccia. In questo caso non riesco a prenderlo sul serio perché io sto interagendo con Majin Buu e questa cosa mi fa ridere tanto. Tutto, per carità, non voglio denigrare questo doppiatore italiano, però certe voci mi hanno proprio rotto le palle, che per due generazioni ci siamo sorbiti, cioè nel mondo dei videogiochi le abbiamo ascoltate continuamente. Sempre le stesse voci, Yanko, Majin Buu, sempre quelle. Che due coglioni. Sì, sì, confermo, è Majin Buu. Majin Buu. Confermo, confermo. Comunque. Questo qua ci ha avvisati.
si trova là. E leggermente lo si può vedere. Adesso mi prendo di una peso in monocolo sopra quel campanile, sopra l'orologio. Là. Guardate, tutte queste pile di fuoco. Tutte queste belve. Però, prima di andare qui verso il ponte, ce ne andremo verso questa direzione. È quello che ho sempre fatto, dopo tutto. Eh sì. Rapidissima! Rapidissimo, Berserk! Ah. Frammento di pietra. Questa praticamente sarebbe la creatura, la lucertola di Bloodborne. Prima avete detto il solaire di Bloodborne, questa è la lucertola di Bloodborne. Sono praticamente tante teste, giusto? Adesso non riesco a vedere, che camminano con diverse zampe. Sì, dovrei risalire, ma ormai non possiamo farlo più, quindi ci tocca scendere. Nuove creature. Ok. Torcia del cacciatore. È migliore, eh? Ma roba del doppio. Vedete, 25 attacco fuoco, questa qua 50 più 1. Una torcia ottenuta avvolgendo la punta di un... Ok, la stessa descrizione. È stata progettata per incenerire le belve e le vittime della piaga. Il danno da fuoco che causa è particolarmente efficace contro le belve. Ma non con queste belve. Perché queste hanno pensato bene di coprirsi il volto. Qualcuno doveva fare la mod di Skyrim e rimpiazzano tutti i personaggi doppiati da Vegeta da un suo modello. Hub centrale. Sono assolutamente d'accordo con te, eh. Cioè, questo... L'ho già detto più volte in passato, vabbè, tu sei iscritto da poco. Non volevo prendere di mira i doppiatori italiani in generale. Parlo soltanto di quel tempo lì, era PS2, PS3, anche PS1, specialmente. Oggi, in questa generazione, ci sono stati fatti dei passi da gigante. Cioè, vengono presi più sul serio i videogames, ok? E certo, ci sono le case madri che sgangiano più soldi per avere un doppiaggio di qualità. Io che ho più esperienza con i giochi Sony posso dire che nelle esclusive Sony ci sono davvero dei doppiaggi di livello assoluto. Oppure prendiamo Cyberpunk, lì ci sarà Luca Ward, per dire, no? Quindi sono contentissimo, sono davvero contento. Nell'era PS3, secondo me, e 360, un grande gioco, un gran doppiaggio lo aveva Bioshock. Bioshock 1, ragazzi, era fantastico, poi anche il resto, ma in quel periodo era un qualcosa di sovrannaturale, incredibile, non ci credevi. Era fantastico. Cioè, io vengo da giochi con Metal Gear, no? Metal Gear Solid, il doppiaggio faceva ridere, però non lo sostituirei mai, perché mi sono talmente abituato a quelle voci ridicole, a parte 2-3, il resto era solo da ridere, solo da ridere. Mamma mia. Ok, praticamente siamo tornati sopra. Questa zona, ragazzi, ripeto, la ricordo grazie ai gameplay con William. Ora andiamo dall'altra parte. Oh, questo non ha il mantello, quindi avrà paura del fuoco. Vedete come indietreggia? Ci attacca, non è che lo devo sottovalutare, vedete? Però ha timore, ha paura di noi. Adesso lo attaccheremo con la torcia.
tantissimo danno, cioè facciamo più danno. Ok, ci tenevo a portarlo via in questo modo. Quello ha ancora paura di noi, anche se non ho più la torcia. Vedete, 71. Guardate invece con un colpo normale di ascia quando tolgo. Questo qui è un amicone. Ah, 74, ok, perché l'ho potenziata. Pensavo meno, ok, ok. Comunque siamo lì ed è incredibile, no? Perfetto. Certo che io... Forse me l'avete scritto 3000 volte. L'ho fatta rimanere senza... hai PlayStation Plus? Sì, sì, ce l'ho. Tu per giocare online, dici? Ah, addirittura, quelli di Pegaso. Tu sei Groot? Hub centrale, tu sei Groot? Perdonami, perdonami, non lo sapevo. È un po' che io, a parte Every Eye, Farenz, cioè sto vivendo un po' staccato dal mondo di YouTube e Twitch. Quindi non ero aggiornato, perdonami. Cavolo. Groot. Santo cielo. Spuffi. Ma cosa hai tirato fuori? Quante risate. Quante risate. Fine del viaggio. Mamma mia. Uno dei... Quello è uno dei più memorabili, devo dire. Ma il colonnello Roy Campbell di Metal Gear non si batte, non si batte. Vi linkerò a fine live, ricordatemelo, però il peggiore, il più disastroso, ma anche il più divertente doppiaggio italiano che ci sia mai stato per me. Certo, dovrei ricordarmi il gioco, il titolo me lo so proprio dimenticato, ma scrivendo su YouTube secondo me lo troverò facilmente. Ciao, buona cena, buon tutto. Ok, torniamo a noi, torniamo a noi. No, non l'ho scaricato, Tarma, adesso ti ho letto. Non l'ho scaricato, Vampire. Vampire Joker è un grande appassionato di quel gioco, eh? Questo qui non è un cacciatore, giusto? Ah, cioè, ha abiti particolari. Però se ne vedono diversi conciati così, quindi erano tizi. Questi sono tipo quelli là che abbiamo appena ucciso. Quello che abbiamo appena ucciso col mantello, soltanto rosso. Vabbè, popolani. Notare come la posizione di quel corpo formi l'Hunter Rune. Madonna, bella sta cosa, veramente bella, complimenti. Vedete, ce ne sono diversi. Sei una cacciatrice abile, capace, ma spietata, ebra di sangue, come i migliori cacciatori. Ok, volevo beccare proprio quello. E non... Presto attenzione alla stamina. Comunque loro continuano a temermi, eh. Ed è per questo motivo che devo fermarti.
Niente, non riesco a essere serio con lui. Davvero, non ci riesco. Cioè, io mi immagino adesso che che comincia a dirmi ti mangio, ti mangio. Ma vi ricordate, Majin Buu? Ve lo ricordate? Che trasformava tutto in cioccolata. In biscotti. Allora. Non si può parlare di Majin Buu mentre si gioca qua, però sto gioco. Sto profanando Bloodborne in modo incredibile. Oh no! No, 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 credevo di essere nella giusta distanza. No, ma che errore scemo che ho fatto. Ok, mi ha avvelenato. Che spreco. Vabbè. Forse ho imparato una nuova cosa. Non mi sono fatto mai prendere da questi? Mica lo ricordo. Ok. Non fanno danno. Ti avvelenano solo. Quindi vedete cosa ha fatto questo sangue partito dal cinereo. È dannatamente velenoso. Dannatamente. Questa città è stata abbandonata. È stata dato fuoco e è stata abbandonata. E c'è questo cacciatore che vigila. Bah, scendiamo sotto. Non siete stati coinvolti, eh? Siete piuttosto fortunati. Ok. Vai, 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 vai. Corri, 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 corri. Ti trasformi in un cioccolatino. Questa presa non l'avevo mai vista, si impara sempre qualcosa. Sì, perché solo un imbecille può farsi prendere da quel tipo. E io sono un imbecille e mi sono fatto prendere. Infatti, ecco, ma anch'io non la ricordavo. Ok. Cioè, è un attacco talmente... Ci sta, per carità, se uno... Se ti attaccano in sette, perché sono sezioni maledette. No, no. Non ci credo. Mi faccio prendere da questi qua, è davvero vergognoso. Ci sono parti in cui ci sono davvero tanti nemici. E quindi è possibile farsi afferrare, però... Credo di essermi sempre salvato da quell'attacco, sì. Vai sotto. Guardate come dormivano. Wow. Questo lo ricordavo. Ed è enorme lui, eh. Comunque, qui abbiamo grandi giocatori di Bloodborne. Ora, beh. Quando pare tutti sto capendo che siete abbastanza esperti. Ma anche Hub Centrale. Molto preparato. Insieme a Filpato, a Kono, che oggi non c'è qui. Sono grandi appassionati dei Souls, di Bloodborne. Allora, qui è un punto davvero un po' fastidioso. Coinvolgiamo più possibile... Ok. Oddio, no! Devo pensare che tu ancora sogni. Beh, quando farai il prossimo sogno, rifletti bene. Volevo dare l'ultimo attacco e poi scappare. GG. Questa è tipo la morte che ho fatto col topo. Uguale. Uguale. Morte da fesso. Vabbè ragazzi, adesso ci arriverò correndo lì. Perché si poteva fare. E come se si poteva fare. Farò subito. Perché sono stato molto lento fino adesso. Mi sto godendo all di Arnhem. Un po' tutto, le architetture, quello che è. I nemici. Però arrivare lì è davvero facile. Da quello che ricordo.
qui ho sempre preferito fare così. Vedete, il giro lo ricordo molto perché con William sono morto un numero esagerato di volte. Ok, ci siamo. Adesso potrei... Dai, pensiamo a loro. Che... Oddio! Ok. Perché dovrò rifugiarmi qui dentro per quelli là fuori. Come si nasconde dietro al fumo. No, 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 no. Clamoroso. Clamoroso. Mi ha tolto tantissimo. Dove sono gli echi del sangue che non li ho visti? Ecco, vedete, in queste fasi qua, dove ce ne sono tanti di nemici, quelli là possono anche prenderti. Ma pensate. Ah, ce l'ha lui! Il più stronzo. Dai, vieni qua, su. Vieni qua. Mi sono fatto beccare come uno scemo. Ciao Makiri, buonasera. Rifletti bene sulla caccia e sul suo significato, ma muori, non senti il finale del dialogo. Perché quel dialogo che mi ha detto non era completo? Guardate, mica è venuto qua. Qui. Stavo dicendo, forse lì sono al riparo, invece no. Scusatemi ragazzi, è un momento indegno. Ok, questo volevo. Come posso io affrontare quel cacciatore? Ah no, ma è impossibile sentirlo perché muori e ti ricarica... Ah ok, perché lo sai te? Dunkel, ciao. Perché magari... Vabbè. Magari tramite wiki sapete queste cose qua. Ciao Bando Pando. Skull, cosa mi stai dicendo? Io adesso andavo sopra. Chi è morto? Skull mi dice, non lo devi affrontare, giura, lascialo in vita. Perché è il mio gioco preferito. L'avevo capito. Davvero? Io adesso andavo a combattere contro di lui. Sarei morto al 100%. Però... Davvero esistono altre storielle dietro? Vabbè, a questo punto neanche posso pensare di andare a destra, visto che lui ci spara da sopra. Lascialo in vita, poraccio. Claro, claro che ci... Ok, c'è una storia dietro. La live sta diventando una specie di podcast. Fatela correndo qui. Sì, diciamo che questa parte adesso l'ho superata. Ci sono morto come uno scemo, però... Dai, l'abbiamo fatta. E va bene, a questo punto lo evitiamo. Lo evitiamo, va bene. Sapete, io mi devo vendicare, sempre per William. Forse con William neanche riuscii a ucciderlo. Vi ricordate? Schiattai un numero esagerato di volte, andai verso il boss... Morì pure là male. Poi le live sono terminate perché streamavo 360p, non poteva essere. Meno male che non si possa aprire i cassetti. Beh, con quello sarebbe stata la fatality devastante. Vabbè, proseguiamo. Diamo retta a Scolla. Ero galvanizzato dall'idea di affrontarlo, sinceramente. Però, per la storia,
sono disposto a... ad aggirarlo. Me ne dimenticherò un sacco di volte e verrò bersagliato dai suoi colpi un numero infinito di volte, per l'appunto. Allora, 9800 echi. Io voglio arrivare allo shortcut praticamente, quindi bisogna superare questa parte. Conoscenza del folle. Guardate, guardate come sono in un atto di venerazione. Stanno pregando. Beh, pregando, vabbè. C'è una creatura, una bestia gigantesca attaccata, lievitato quanto sangue. Questo dovrebbe essere molto simile, se non uguale, alla Cleric Beast. Facciamo una cosa. Io qui ho provato più volte a saltare da questo punto, ma forse lo si potrà fare da... dalla parte sotto, giusto? Quindi, senza rischiare... Forse faccio la cazzata adesso, voi state bestemmiando. Ecco, da qua forse... Ah, Molotov. Avete... hanno sentito il rumore che ho fatto cadendo sul legno e hanno smesso. Adesso mi stanno cercando. Ah, bene, 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 bene. È andata benissimo. Benda insanguinata da messaggero. Ok, adesso abbiamo sbloccato quella parte di Del Sogno. Probabilmente. Accessorio apprezzato da messaggeri ingenui che imitano i bendaggi delle vittime della piaga, ignari del loro significato. Le chiazze di sangue sono un tocco di classe. Gli abitanti del ceppo sembrano essere interessati agli ornamenti. Perché non donare loro la felicità lasciando che festeggino? Qui si può far cadere... Il soffitto l'ho scoperto tipo 3 anni dopo. Addirittura. È scritto la bestia dal soffitto, vero? Cioè, possiamo staccare, colpire quella roba lì e far cadere tutto? Wow. Volendo potresti affrontarlo, però per la lore affrontalo più avanti del gioco. Grazie ragazzi, grazie Skull, perché ci stavo proprio andando. E sono davvero colpito. Ecco, ti giura, non conosco un fico secco. Io l'ho sempre ammazzato lì, in questa fase, sempre. Con notevoli difficoltà, ma sempre lì. Dovrei resistere. Non mi va di sprecare la cura, il sangue. Si scappa da veri codardi. Ovvio. Di te mi ricordavo. Non ci ha capito nulla. Non... Quanto mi spiace non aver messo la Molotov. Ok, ok, ok. Me la son cavata, me la son cavata. Antidoto. Poveri. Per esempio lì la moto mi piacerebbe tanto. Questo attacco è letale, eh. Me lo ricordo molto bene. Non... I colpi. Ok. Con loro mi piace spammare questo attacco. Lo so che è troppo op, ma li temo.
Frammento, perfetto. Ce n'è un altro qua, eh? Ce n'è un altro proprio qui. Sì. Ma ce l'ho uno alle spalle? Cavolo. No, ce l'ho qui sotto, qui vicino. Qui. Volevo fargli il parry, ma ho fallito in maniera miserabile. Ok. Zona ripulita. Dovevo un attimino impegnarmi, ragazzi. Ciao Sora. Buonasera. Giura, best boy. Ma dai, ma effettivamente tutti hanno una loro storia. Giura è uno dei primi cacciatori liberati da German. Non è più sotto l'influsso di Flora. Sì, lui era uno di questi. C'è, allora, uno dei primi cacciatori liberati da German. Ok. Però poi non c'è tutta la questione. Ci sono tante tipologie di cacciatori. Lui è uno di quelli che... No, 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 no. Mi confondo. Mi confondo, mi sto zitto, mi sto buono. Infatti mo vi leggo però. Allora. Ah, no, questa... oddio, no, è troppo grande. Però ricorda la nostra amica Joker, no? La belva assetata di sangue, la vagina praticamente. Capirai. Grazie, no, bravo. Dovete fare così, con me dovete... Non dovete essere diretti. Mi piace quando giocate con le parole. Mi piace molto. Mi incuriosiscono. Mi incuriosite. Ed è bellissimo così. Non dovete spoilerarmi le storie o cose di questo tipo. Sangue rituale. Oh, che bello. Allora, questa togliamola. Sono davvero un caso disperato. Qua. Materiale usato in un rituale del sacro calice. Questo sangue che non si coagula è uno degli elementi base per soddisfare un sacro calice. Quando ogni cosa è dissolta nel sangue, tutto rinasce. Comunque. Sono arrivato a 3 punti intuizione. Ne avevo uno. Ne ho 3 perché sono morto 2 volte. Quante volte sono morto oggi? Una? O 2? Mamma mia, che memoria, eh. Ah, perché ho usato la conoscenza del folle. Ok, ok, sono morto una volta. Sì, sì, riporta, riporta. Dai, volevo beccarne più di uno. Questo non è un appartenente alla chiesa. Ed eccoci qua. Ce n'è un'altra ed è completamente distrutta. Cioè, qui hanno davvero... Allora, hanno bruciato Old Yharnam. Però il fatto che quella chiesa sia così mal ridotta è interessante. Hanno preso di mira quella chiesa. Oppure semplicemente col passare del tempo. Però no, 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 no. Oh, 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 oh. Guardate che bello lui lì, eh. Quello mi fece prendere un colpo ai tempi. Davvero.
Allora, c'è questo passaggio che ci porterà avanti. E poi c'è lo shortcut, questo. I corvi di Bloodborne hanno lo stesso suono dei corvi umanoidi presenti nel dipinto di Aria. Hanno bruciato Old Yharnam e hanno allagato Petit Londo. Quando voi menzionate Dark Souls si sono completamente ignorante. Grazie Sora. Quando mi piace quando mi scrivete queste cose. Allora. Ah, vedete, ancora. Qui c'erano altri lupi. Facciamo una cosa, ragazzi. Facciamo una cosa, non mi fido di me stesso. Lo so, mi definirete noob, però torniamoci al sogno del cacciatore. Usiamo questi 12.000 echi e potenziamoci un pochettino. Voglio... Ma io... Vuoto. Vuoto clamoroso. Davvero? Non c'era una lanterna qui? Non c'era una lanterna qui? Dai! Sono completamente così rincoglionito di ricordare male. Va bene, va bene. Scusate. Scusate. Quante morti? Una morte sola. Madonna che vuoto, perdonatemi. Ero convinto che stesse lì la lanterna. A Old Yharnam ce n'è una, allora sta più avanti, dai. Sta più... nei pressi della chiesa. Vabbè, vabbè, sta là. Guardate come si nasconde. Dove sei? Ridammi la vita, mi hai ferito. Ok. Ah, è solo quella? È solo quella iniziale? È vero, ogni volta che morivo poi mi facevo tutta la strada. Madonna, ce n'è una sola. Oh! Non so perché, ma la mia testa ne ricordava un'altra. Non te lo so spiegare, è così che il mio cervello funziona. Crea illusioni, non lo so. Boh. Comunque, Vuroia, che esordisci in questo modo? Non ti fidi di questa abile cacciatrice? E sexy cacciatrice? Questi qua però non è che tanto mi piacciono. Allora, uno alla volta, come al solito. Bravo! Vieni qua. Vieni qua. Madonna, come si fa? Ormai si possono ammazzare anche senza parry, però come ho fatto a mancarlo due volte? Su, dai. Sono di un facile incredibile. Fatto. Ciao Camomilla, grazie. Stupida sexy cacciatrice. Ciao Xorin, dov'è? Oh, ah, eccolo qua. Buonasera, World. Purtroppo fino al 3 non posso seguirti perché sto studiando per un esame. Recupererò appena posso. Ma figurati. Concentrati sullo studio, che è la cosa più importante. Tranquillo. Grazie per essere passato e... insomma, per avermi avvisato. Madonna, che bello, però. Cioè, questa sembra una cartolina. Qui mi spiace che non possa rimuovere Lily. Cioè, mi spiace che non ci sia il photo mod. Perché con questa nebbia
È soltanto poesia, è arte. È arte, guardate che bello. Certo, ci sono degli errori grafici in fondo, vedete quel tetto, che, tetto sopra che è staccato. Però la parte qui, questa più vicina, è una meraviglia. Mi ricordo i tesai, mi ricordo. Ah, era questo lo shortcut principale che ci avrebbe portato sopra. Sì. I remember. Con difficoltà, ma adesso ricordo. Bah, stiamo al suo gioco, al gioco del lupacchiotto. Che co... mi sono fatto beccare lo stesso, eh. Però che cosa fantastica questa, questa mi piace. Con l'osservazione. Questo qua... Ah no, non ha gli occhi rossi. Perché qua ce n'erano diversi, se non sbaglio. Però ha una fascia, giusto? Mi dispiace, ho fatto... No, non hai fatto la cazzata. Sono io che sono stupida. Sì, lo so, Log. Su DS Remake ci sarà il photo mod. Il che sarà... Cioè... Appena letta sta cosa, ho detto, vabbè, ma mettere in pausa un gioco come questo, che non esiste la pausa, cioè non puoi mettere in pausa. Puoi al massimo uscire. Come... Cioè... Come... La gestiranno? Bah. È un quadro in movimento. Arte, sono d'accordo con voi. Quella nebbia fa tanti... Urca puttana! Oddio! Io so vecchio, non posso! Ha preso un colpo! Puttana Eva! Questa nebbia, dicevo, fa moltissimo. Fa davvero tanto. Questa ma... Ah! Cioè, tu avevi preannunciato questo fail? Con quel 3-2-1? Allora. Perfetto. Ragazzi, oggi voglio arrivare a lei. Ci voglio arrivare. Al... Certo che quelli che non mi conoscono, che non hanno seguito la serie di... La serie, quelle tre live di Bloodborne di anni fa. Insomma, voglio arrivare al... Alla vagina aperta. Voglio arrivare a lei. Morirò. Questa live si concluderà con una morte. Che ora abbiamo fatto? 7:30, cazzo. Già? Vedi, domani si continua, ragazzi. Domani ci sarà una nuova live. È venerdì, mi dispiace. A parte, dove cavolo andate? Dai, che è un casino in giro. Quindi, se volete, se non avete nulla da fare, se state, rimanete a casa, ci sarò io. È la prima volta che mi spammo con questa prepotenza, con questa arroganza. Carta infuocata. Ottimo. Vagina rovesciata. Ok, scusami. Io che ho detto vagina aperta. Vabbè. Porca troia. Qua. Sì, adesso possiamo farlo. Adesso possiamo tornare indietro. Andiamo. Nel sogno del cacciatore. Spenderò 3.000, li butterò lì tantissimo per il kick arm, perché voglio provarlo. Però credo che potenzierà ancora almeno una volta l'ascia. Potrebbe essere una cazzata, perché potrei innamorarmi del kick arm e riabbandonare l'ascia. Però dopo tutto le pietre ne facciamo facili, i frammenti di pietra, che ce ne frega. Quindi... Mi dispiace tantissimo per i proiettili, sto messo troppo male.
Mi hai quasi intimorito. Che cos'è una vagina chiusa? Sì, certo. Certo, però per come lo dico io, Madonna, sembra proprio che la... Vabbè, là, basta. Non cadiamo su... Non diventiamo trash. Il mio non è un canale trash. A volte sì, ma... Allora, parliamo con lui. La luna è vicina. Sarà una lunga notte di caccia. Se le belve incombono e rischiano di schiantare i tuoi spiriti, cerca un sacro calice. Come ogni cacciatore prima di te, un sacro calice rivelerà la tomba degli dei. Dove i cacciatori banchettano in comunione. Quasi tutti i sacri calici sono nei recessi della tomba degli dei. E i pochi che sono arrivati in superficie sono andati persi nelle mani degli uomini. Ma se i racconti dei cacciatori sono veri, uno dei sacri calici viene adorato nel borgo della valle. La città però è in rovina. È stata bruciata e abbandonata per paura della piaga. Ora vi dimorano solo belve. Quindi? Il luogo ideale per una cacciatrice. Non credi? Giura non sarebbe d'accordo con te però. E dove eravamo noi, Old Yharnam? Dove c'è proprio la signorina di cui parlavamo prima. Sto qui giusto per arrivare, ciao gamer, giusto per arrivare al boss. Morirò, però ci voglio arrivare, voglio rivederla. Allora, rinforza... Ah, no, prima acquistiamo il Kirkhammer, fatemi vedere il suo moveset. Ma pure la mannaia devo comprare. Il bastone non lo prenderò, forse è l'unica arma che in questa run salteremo la grande, perché lo conosco molto bene. Sì, dai, compriamo... Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Compriamo pure la mannaia, dai. Sono armi che si trovano, perché... Ma dai, 1000, che cavolo me ne frega, dai. Via. Fatemi un attimo divertire, fatemi tornare bambino. Ah! Mi richiede 10 in abilità. Va bene. Vieni qui, bambola. Bambolina. Bambolina in un film horror. Viene chiamata così una ragazza. Tra l'altro pure bionda. Bentornata, brava cacciatrice. Che cosa desideri? Allora. Molto bene. Che gli echi divengano la tua forza. Lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Ermano, se lo dico a camomilla, eh? Che è sto turpiloquio? Beh. Allora, bastava 10 per il Kirkhammer. Un attimo. Addio, che tu... Prima voglio pensare a questo. Sì, bastava soltanto questo. Bene. Ciao Bando Pando, grazie. Madonna, guardate che potenza. Dai. Ecco. L'altra volta, quando eravamo qui nel sogno, parlavamo proprio... Adesso che c'è Log, che è tipo Gesù Cristo... io mi domandavo, Log, ma questa scrittura qua, cioè, è stata decifrata? Esiste una traduzione? Io non credo che siano termini a caso, dai.
Ho sempre fantasticato su questo. Io vedevo le tombe, vedevo il Kirkham, vedete com'è qua. Però se non esiste un alfabeto, cioè non esiste un documento effettivamente, come fanno i fan a capirlo? Cioè, no, non credo. Giusto, Luca, hai ragione. Ok, allora vediamo un attimino l'arma. La spada corta, ovviamente, ha lo stesso moveset della spada leggendaria che io ho preferito. Ah, perfetto. La texture del Kirkham è stata estratta, ma mi pare non volesse dire niente. È un messaggio in codice di Miyazaki, significa Suka. Ok. Beh. Molto lenta, però si fa apprezzare, eh. Si fa apprezzare. Allora, contro vagina rovesciata, no, non esiste. Non esiste, troppo lenta. Mi serve almeno lascia, secondo me, la cosa migliore. Però potrei seriamente pensarci a quell'arma. Invece, ok, stesso moveset della Sega lancia in questo modo. Però così, mi avete detto che l'affondo è laterale. E infatti, pam, sì, certo. Ma non male, non male. Capisco perché piace allora la mannaia. Però dai, la mannaia l'avranno usata tutti, dai. La classica arma, penso. Allora, quindi. Potenziamo almeno di uno step l'ash. Poi, con il resto, potenzieremo Lily. ...125-17 lì. Kirkham con un solo potenziamento probabilmente arriverebbe all'attuale potenza che ha l'ascia. Pensa che roba. Vabbè, però dai, sono intenzionato a fare così. Da qui in avanti avremo bisogno dei frammenti gemelli di pietra del sangue. Vabbè, lo faremo la prossima volta, magari. Bentornata, brava cacciatrice. Che cosa desideri? Potenziala più presto, questo martello ti dà delle soddisfazioni. L'unica arma è il bastone. Molto bene, lasciami. Che zozzi che siete. Allora, ripeto quello che volevo fare. Per il momento preferisco focalizzarmi su questi tre aspetti. Più avanti però mi piacerebbe dedicarmi anche a queste tre cose, perché le ho bistrattate nella mia run. Però ora si va d'ignoranza. Solo tre livelli? Ah, facciamo uno, uno e uno, dai. Facciamo così. Abbiamo 500 echi del sangue e spendiamoli. Lo faccio per te. Chi è che me l'ha scritto? Dunkel. Lo faccio per te. Voglio potenziare almeno di uno. Anche di due. Vai. Per te, per te. Andiamo. Andiamo. Voglio essere rapidissimo. A morire. Non ho i proiettili. Dove mi presento? Infatti una delle cose che farò dopo questa morte orribile, magari domani quando ci rigiocheremo, è farmare un po' di proiettili. Perché contro di lei, beh, secondo me ci sarebbe. Ci sarebbe tutto l'arma da fuoco. Non mi sento pronto per niente. Domani in altra live sì. Tarma,
Non so per chi l'hai scritto, ma per il momento mi metti in atroce difficoltà. Sai che sono lento con l'inglese. Allora. No. Ah, sì, qua. Cioè, io ancora non avevo preso questo. Sono proprio un animale. Ok. Olè. Fatto. Però adesso qui ci si ripresenta di nuovo lo stronzone. Non devo farmela lasciando perché io la parte comunque avanti non l'ho ancora vista. Quindi facciamo le cose come si devono, con calma. Questo si gira. Questo mi sembra che si girava e non si faceva fregare. Oddio! Cioè, tempismo perfetto per farmi afferrare. E vabbè. Vabbè, dai. Sbranato. Sì. Voglio concludere la live lì. Sto andando proprio dove pensi. Anche perché qui non c'è altro. Questa mi ha fatto sempre prendere i colpi. E anche lei si accorgeva di noi. Vaffa. Vedete questo lupo agli occhi rossi? Io facevo riferimento a lui prima. Ok. Cioè, più illuminati. Tutti mi sanno gli occhi rossi, in realtà. Era una richiesta disperata e il gioco ha detto: "Vale, mi fai pena. Prendi questi 10 proiettili di mercurio." Dice: "No, vieni qua! Mi porterai la morte, lo so." Ok. Marchio del cacciatore. Ah, ora che ci penso. Qui potevamo evocare il nostro amico, però. Qui c'era la possibilità di evocarlo. Qua. Io sono sempre contro gli aiuti. Però questo qua che fa? Tipo l'usi e la chance, ci parla? Potrebbe dirci frasi di lore interessanti? Per questo lo evocherei. Guarda questo. Lo evocherei tantissimo, per questo aspetto. No, dai, mi sono fatto avvelenare da. Dai, no, no. Ma come si fa? Sprecare l'antidoto per questo è proprio da incapaci. No, ti aiuto e basta. Quando il mostrone con il lenzuolo in testa urla, vuol dire che possono infliggere. Ah! Ma se spammavi la rosa di sangue in hold. Ma perché devi umiliarmi così? No, è una fissa che ho magari in questi giochi. Cioè, in testa c'è il fattore evocazione che è molto interessante. Certo che Enki non era. Era un po' tutto. Enki non è stato mai un personaggio bello in realtà da giocare perché. Vabbè, era un guerriero, semplicemente un guerriero più che altro. Però la cosa di evocare i sanguini era davvero gasante per il sottoscritto. Vabbè, appena mi toccano devo subito allontanarmi. Dai, ho capito questo. Ho capito questo. Sbagliando si impara. Nella speranza che non sia recidivo. Ok, ci siamo. Allora. Facciamo così. Me la voglio giocare così. Alla fine. Sondaggio.
Lo evoco Alfred oppure no? Sondaggio. Tanto la faccio parte di voi mi diranno no, credo. Lentissimo a creare il sondaggio. Ok. Convoca Alfred Scassone. Holder si accinge a sfondare la vagina. Come no? Allora, un minuto. Dura un minuto. Faccio scegliere a voi. Ma tanto, ragazzi, morirò. Morirò. Cioè, da solo morirò al 100%. Con Alfred al 90% morirò. Schiatterò. Perché non ricordo molto bene, insomma, lei come nemico. Mi faceva molto paura. Più avanti, quando comunque si arrabbiava forte, lì mi faceva davvero paura. Ad ogni modo. Stiamo a un 50 e 50, eh? Combattutissima, combattutissima. Con Alfred l'overkill, dai. Ma no, guarda che se non sbaglio pure con William l'evocai o no? È finita in pareggio! Incredibile! Vabbè, dai, allora alla prima senza aiuti. Alla prima senza aiuti. Questa non l'abbiamo letta. Grandi pastiglie medicinali apparentemente composte da sangue di belva coagulato. A causa dell'origine poco chiara, sono state bandite dalla Chiesa della Cura. Fornisce uno scatto di bestialità. Straziando le carni del nemico e inebriandosi del suo sangue caldo, è possibile mantenere il proprio stato di belva, aumentando anche la condizione di euforia. No. No. Così. Così. Ciao, Icola. Buona serata. Buon tutto. Buona cena. Fai entrare me con te. Tarma, sarebbe un onore. Però, dai, alla prima non posso avere l'aiuto. Con voi faremo delle live proprio a parte, dai. Però così mi casi, il fatto che ti sei proposto. E manca poco, tra un po' poi mi scollego. Quindi non c'è tanto tempo per fare queste cose qua. Sentite, non c'è più suono. Neanche il rumore delle torce, delle fiaccole. Madonna, questa è davvero meravigliosa. A me piace un sacco come creatura. Guardate come si avvicina. Questo mi terrorizzava a me. Vabbè. No, la manco, la manco, la manco. Andiamogli di cattiveria. Sto vedendo gli attacchi, ragazzi. Scusatemi se sono così paziente. Ma me la sto anche facendo sotto. Un colpo di R2 un po' la stordisce. Ma la prima fase non è così preoccupante, anche adesso che ho perso, diciamo, manualità. È dopo che arriva l'incubo. Questa la fa cadere. Ottimo. Porco, perché non la becco mai? Eccoci! Dai, almeno una, almeno una. Ora si arrabbia. No.
Non l'ho beccata con l'urna. Ok, adesso sì. Voglio vedere quando gli faccio di danno col fuoco. No, 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 no. Ok. Recupera la stamina. Recupera la stamina. Mi sto quasi eccitando. Cioè, è quella tensione che mi piace un sacco nei videogiochi. Oh, ok. No, 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 il terzo colpo. No, no, buona, buona, Lily. Questo mi costerà tantissimo. Oh, curiamoci. Va bene. No, no, è un vicolo cieco. Puttana troia. Convinto di stare sotto agli archi. Che paura. Mi sono orientato malissimo. Dai, lo so che sei molto arrabbiata. Dai, vieni qua. Guarda quanto veleno. Ok. È andata. Ero terrorizzato, ragazzi. GG, ma vaffanculo, va. Mi ha massacrato. Mi ha massacrato. Alla fine mi sono fatto prendere dall'emozione. Troppo sedurato. Esatto, gamer. Troppo sedurato. Freeze try. Ci stavo credendo. No, no, no. È quella la fase letale per me, eh. Con William morivo sempre lì, bene o male. Oddio, morivo anche nelle fasi iniziali, in realtà. Però... ho fatto quell'attacco, non so perché. Ma forse ho premuto R1 per sbaglio. Spammone. Dai, non ho spammato, non credo di aver spammato. Che significa spammone in questo caso? Scarsone arrogante. Luca, tu che fai andando splendido? Chissà come sei tu. Tu sarai morto 60 miliardi di volte qui. E fa lo splendido poi in chat. Duri in chat, siete sempre duri. No, 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 no. Non guarderò mai robe su YouTube, Log, figurati. Piuttosto abbandono la serie. Ciao, ciao, gamer. Io solo citare William ci emoziona. Io non sono mai morto. Vabbè, ma tu sei Spuffy. Eccetera. Ah, non l'hai giocato, ok. Io ho usato Alfred. Vedi che sei scarso? Luca, sei più scarso di tutti qua dentro. E quindi non fiatare, zitto. Scherzo. No, no, io... Tu mi conosci sicuramente poco, Log. Proprio sono fissato a queste cose. Non guarderò mai video gameplay fino a quando non conosco... Cioè, i video gameplay degli altri vado a vederli soltanto una volta che ho finito il gioco e che credo di saperne abbastanza. Tipo, io vorrei tanto recuperare un giorno la Blind Run di Sabaku. Ho visto soltanto i primi video, poi ho lasciato perdere perché non... Ancora lo conosco troppo poco il gioco. E così per... tutti gli altri giochi. Alla fine dovevi allontanarti e toglierti il veleno. Esatto, Tex. Mi sono fatto prendere l'emozione. L'ho avuto attaccare perché volevo recuperare un po' di vita con l'attacco. Invece no, era avvelenata. Sono fatto lo scemo. Stupido. Dovevo indietreggiare.
Sei scarsissimo, Luca, confermo. Vabbè, ragazzi. Mandamela. Mandala l'amicizia. Old Snake sta a 2. Però io mi collego davvero di rado sulla PlayStation, ragazzi. Davvero di rado. Giusto, dico, quando gioco con voi qua e a volte con gli amici miei per COD. Ma... però, ecco, per giocare insieme online, mandatemela pure la richiesta. Bloodborne ci porterà finalmente a collaborare oppure a scannarci male in multiplayer. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora davvero. Mandate, mandate se volete. Poi non so come possiamo organizzarci per queste cose. Sarà tipo... saranno live solo con voi, solo con gli iscritti. Quello sì. Qualcuno su XCOM è durato una sola missione. E anche per sbaglio. Sì, ma i messaggi... bravo, Andrea. Magari i messaggi mandatemi una volta che è finita la live, così da non far apparire tutti quei messaggi lì durante, insomma, sto giocando, durante sono in, mentre sono in diretta, perché poi è brutto, no? Quando vado a mettere le live su YouTube è una cosa brutta da vedere, secondo me, tutte ste notifiche. Non mi piace. Ecco perché io tolgo sempre i trofei, le notifiche in generale quando faccio le serie per YouTube. God of War non avete mai visto apparire nulla, così come in Death Stranding, perché le rimuovo. Comunque, detto questo, grazie a tutti per essere stati qua. Passate una bella serata. Domani io sono di nuovo live su Bloodborne alle ore 9. Se volete, io ci sono. Cercherò di ammazzare sta bella donnina qua, che non si fa problemi a mostrare le sue, insomma. Mi fermo qua. Ciao ragazzi, vi saluto come al solito. Ma qua soltanto il pianto. Il pianto. Old Horus. A domani, ciao ragazzi. State bene, ciao Ormaco, ciao. Ciao a tutti.